benedetto in eterno. Noi vogliamo dire: il Signore ci benedica. Gloria a Dio. Signore, posso toccare ogni cuore stamattina. È una bella festa per noi, vero fratelli? Alleluia. È una bella festa che vediamo che l'opera di Dio va avanti, l'opera di Dio continua. Il Signore sta continuando a salvare, sta continuando a battezzare con lo Spirito Santo. Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Battezzato da Giovanni Battista.
vista. Quella colomba è qui questa mattina, perché il Signore, perché lui si vuole accogliere il battezzare con lo Spirito Santo, Signore. E noi siamo profondamente grati, oh Padre d'amore. Benedice ancora il fratello che mi ha portato la tua santa parola. Guida per la tua parola e membro di Spirito Santo, Signore. Benedice ancora la sua famiglia, Figlio di Dio. Benedice ancora il nostro pastore, oh Padre d'amore. Sapienza intelligente di portare questo freccio che ci hai dato nelle sue mani, Signore, e noi ti benediciamo ogni cosa, Padre. Questa mattina ti facciamo una richiesta, Signore Dio, di tutti gli ammalati di questa chiesa, Signore Dio, assente per la mano che è stato incremento su quella croce, Padre. Passano su ogni corpo affinché possano vedere la tua guarigione, oh Dio. Adorare il nostro Salvatore, perché la
la gioia dei credenti non è legata a un momento, a una circostanza particolare, o a un evento dell'anno o della vita, ma è legata alla consapevolezza che noi trascorreremo tutta l'eternità con Cristo Gesù il Signore. Gloria a Dio. Ora vogliamo ascoltare la predicazione della parola, ci sarà ministrata dal pastore, il fratello Di Bello Antonio, pastore della comunità di Foiano della Chiana e di San Giovanni Valdarno. Dio ci benedica. Mentre il fratello Dino diceva qualcosa a proposito della nostra esuberanza, pensavo a coloro che quando Gesù stava entrando in Gerusalemme, accompagnato dalle folle che osannavano il nome del Signore, cercavano di dire a Gesù di far smettere a quella gente di gridare, di lodare Dio. E Gesù disse: se costoro si tacciono, le pietre grideranno. E noi non vogliamo tacerci, noi vogliamo dare gloria a Dio, innalzarlo con tutto il nostro cuore, perché Egli è degno di essere innalzato e glorificato. E noi stamattina possiamo farlo insieme, e io personalmente sono grato al Signore perché posso essere qui in mezzo a voi ad innalzare e glorificare il nome del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Leggiamo la parola del Signore nel capitolo 52 del libro del profeta Geremia. Geremia capitolo 52 verso 31. Avete trovato, fratelli, Geremia capitolo 52 verso 31. Il 37° anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 25° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione, gli parlò benevolmente e mise il trono di lui più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece cambiare i suoi vestiti di prigione. Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse, quanto al suo mantenimento, durante tutto il tempo che visse, egli fu dato sempre da parte del re di Babilonia, giorno per giorno, fino al giorno della sua morte. A Dio sia la gloria per la sua parola. Due personaggi occupano, diciamo, la narrazione che ci giunge attraverso questi versi che abbiamo letto. Uno è Joachim, re di Giuda, il quale regnava su Giuda nel periodo in cui Giuda fu deportato in Babilonia, e quindi Joachim fu rinchiuso in una prigione, in un carcere lì in Babilonia. L'altro personaggio che emerge dalla lettura di questo brano è Evil-Merodach, che è re di Babilonia, era il figlio e il successore di Nabucodonosor. Ora, questi versi che abbiamo dinanzi stamattina, da una parte sono la cronaca di un bel evento. Questo re, che era stato rinchiuso in prigione, dopo 37 anni viene messo in libertà, viene fatto nei suoi confronti un atto di clemenza, viene onorato, e sicuramente è piacevole leggere un evento come questo. Ma chiaramente
la parola di Dio non ha soltanto lo scopo di riportarci la cronaca, seppur bella e interessante, degli anni che furono, dei tempi che furono. La parola di Dio è parola di Dio, è ispirata dallo Spirito Santo nella sua completezza ed è utile perché noi attraverso di essa possiamo crescere, possiamo comprendere la volontà di Dio, possiamo essere modellati, possiamo essere trasformati affinché possiamo essere veramente uomini compiuti per la gloria di Dio. E allora questo brano stamattina, questo episodio non è soltanto per noi la cronaca di un evento, ma è anche la descrizione meravigliosa di un'opera di redenzione, perché in questo personaggio che abbiamo citato all'inizio, Joachim, e nella sua condizione noi possiamo rivedere la nostra condizione di peccatori, la nostra condizione di prigionieri del peccato, la condizione di tutti gli uomini, di tutto l'essere umano che vive imprigionata dalle catene del peccato. E dall'altra parte possiamo vedere in Evil-Merodach, re di Babilonia, e il suo operato, l'opera meravigliosa di Cristo Gesù, il Redentore, il Liberatore. Gloria al nome del Signore. E se stamattina un bel gruppo di fratelli e sorelle sono qui vestiti di bianco, e sicuramente ancora di più imbiancati nell'anima loro dal sangue di Gesù, è perché il Signore ha compiuto nella loro vita un'opera di redenzione. Gloria a Dio per quest'opera meravigliosa. E leggendo questi versi noi possiamo proprio scorgere alcuni tratti che illustrano in maniera molto semplice, molto lineare, l'opera che Dio ha compiuto nella nostra vita, ma non solo, l'opera che Dio vuole ancora compiere stamattina in mezzo a noi. Per cui io voglio invitare ciascuno di voi a seguire quanto il Signore ci vuole dire questa mattina, perché possiamo rallegrarci per l'opera che Dio ha fatto nella nostra vita, ma voglio invitare anche coloro che forse sono qui per questa occasione, per assistere al battesimo di un familiare, o perché invitati, un amico, un'amica, voglio invitare anche voi ad ascoltare attentamente, perché il Signore vuole fare un'opera meravigliosa anche nella vostra vita. Gloria al nome del Signore. Evil-Merodach, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim. E questa è la parola chiave di questa meditazione stamattina. Fece grazia. Gloria al nome del Signore. E noi vogliamo ringraziare Dio perché il figliuolo di Dio, colui che è il re dei re e che regna in cielo e anche in mezzo a noi, e mi auguro anche dentro di noi, ha fatto grazia alle anime nostre. Gloria al nome del Signore. La grazia è un favore immeritato. E diceva una volta un antico fratello che adesso è col Signore, la grazia è per noi un motivo di gioia, non è una disgrazia. Questo fratello a volte incoraggiava le anime, magari le vedeva un pochino abbattute. Fratello, la grazia è una grazia, non è una disgrazia. Perché a volte alcuni credenti tutti hanno passato tutti una disgrazia. Dio si è lodato per la sua grazia, che è quel favore immeritato che Dio nel suo figliolo Gesù ha elargito a ciascuno di noi, e non per opere, non perché eravamo bravi o migliori degli altri, ma solo perché Dio ha tanto amato la nostra vita. Grazie. Gloria al Signore. Gloria. Fece grazia. E sebbene siamo ancora nell'Antico Testamento,
Il concetto della grazia non è così chiaro come lo sarebbe diventato nel Nuovo Testamento con la rivelazione di Cristo Gesù. Noi abbiamo in questi versi una descrizione bellissima, meravigliosa e allo stesso tempo semplice di che cos'è la grazia o in che cosa è consistita la grazia di Dio per noi. Prima di tutto, la grazia di Evel Merodach in favore di Joachim è stata quella di farlo uscire di prigione. 37 anni Joachim era stato in carcere. Quando comincia a regnare Evel Merodach, la prima cosa che fa, lo libera dalla sua prigionia. Gloria al Signore, perché anche noi, come Joachim, eravamo prigionieri, non eravamo in una cella, non eravamo in una stanza chiusa da barre di ferro controllata da guardie o altro, ma eravamo prigionieri del peccato, eravamo schiavi delle nostre colpe e del nostro peccato, eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati, eravamo destinati, come si diceva prima, alla morte eterna, all'eterna separazione da Dio. Per noi non c'era speranza, il nostro destino era la morte eterna, la separazione da Dio, e diciamola tutta, era l'inferno. E da quel luogo e da quella sorte nessuno avrebbe potuto tirarci fuori, ma Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore, ci ha fatto grazia. Amen. Ci ha fatto grazia. Grazie. Fratelli, ci ha fatto grazia e ci ha liberati dal peccato, ci ha liberati dalla condanna eterna. Quella condanna Gesù l'ha portata su di sé sulla croce e ci ha messo in libertà. Gloria a Dio, gloria a Dio. Tanta gente si meraviglia, ma questi, ma perché dicono sempre gloria a Dio? E poi non si meravigliano quando tanta gente invece bestemmia a Dio. Avete notato? Se voi andate in piazza, testate, dite gloria a Dio, tutti vi guardano così. Mamma mia, questo è uscito di testa. Poi sentono qualcuno che bestemmia il nome di Dio, è tutto normale. Anche noi eravamo legati, eravamo prigionieri. Il Signore ti ha dato la libertà. La libertà di andare a Lui, la libertà di glorificare il nome del Signore, la libertà dal condizionamento del peccato, la libertà dalle tradizioni che ci legavano, ci schiavizzavano, la libertà dalle superstizioni e da tutte le cose che ci tenevano lontani da Dio. Stamattina noi celebriamo il Signore e la liberazione dal peccato. Gloria a Dio! Gloria a Dio! Ci ha fatto uscire di prigione. Eravamo tutti quanti imprigionati, e se stamattina tra noi c'è qualcuno che ancora si dimena nelle sue colpe, nei suoi peccati, che è ancora legato e prigioniero della propria vita di peccato e non gode della libertà dei figlioli di Dio, non gode della libertà della presenza di Dio, non gode della libertà della gioia di Dio, non gode della libertà di dare gloria a Dio. Evel Merodach è morto migliaia di anni fa. Gesù Cristo è morto, è vero, ma è risuscitato, è vivente, e stamattina è in mezzo a noi per liberare il mondo. Gloria al nome del Signore. La grazia di Dio ci ha liberato dal nostro peccato. E non solo, il Merodach fece grazia a Joachim, e la scrittura dice che parlò benevolmente a quest'uomo, gli parlò benevolmente. Gloria al nome del Signore. Io non so cosa Evel Merodach disse a Joachim, ma posso immaginare. Lo andò a trovare e gli disse: Joachim,
sei stato prigioniero 37 anni, però io ti voglio mettere in libertà, coraggio, la tua schiavitù è finita. Io provo una certa stima per te, voglio metterti in una condizione diversa. Gli parlò benevolmente. Fratelli, ci ricordiamo la prima volta che abbiamo sentito la parola di Dio scendere nel nostro cuore, quanto ci ha fatto bene. La grazia di Dio ha saputo raggiungere il nostro cuore mediante questa meraviglia. Dio ci ha fatto giungere la sua parola. Il Signore ha parlato benevolmente al nostro cuore. Egli ci ha parlato del suo amore, ci ha parlato della sua misericordia, ci ha parlato del suo perdono, ha compunto il nostro cuore, ha scaldato l'anima nostra, perché come sa parlare il Signore, non sa parlare nessuno. Gloria a Dio. Un giorno Gesù disse ad alcuni che erano rimasti lì dei suoi discepoli, visto che tutti se ne erano andati, non ve ne volete andare pure voi? E qualcuno disse: Signore, dove andremo noi? A chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita e noi abbiamo creduto che tu sei il figliolo di Dio. Tu solo hai parole di vita. Quella parola che fa tanto bene all'anima nostra. Vero, sorelle e fratelli? Quanto è preziosa la parola di Dio. Che balsamo, che sollievo, che calore. Dicevano quei due discepoli sulla via del Maus, quando hanno riconosciuto che quel viandante che andava con loro era Gesù, non ardeva il cuor nostro mentre costui ci parlava delle scritture lungo la strada? La grazia di Dio ci ha fatto giungere la parola di Dio, questa parola che ha fatto tanto bene alle anime nostre. Gloria al Signore. Se tu hai mal di testa, basta che tu prendi un analgesico. Non voglio fare pubblicità ai farmaci, e forse quel mal di testa ti passa. Se hai un mal di denti, brutto il mal di denti, diceva una volta un fratello ho conosciuto in Puglia, sono stato 11 anni circa in Puglia, interpretava un po' a modo suo la scrittura, e laddove Gesù dice ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, questo fratello traduceva lì sarà il pianto e il dolore dei denti, diceva. Non so se era tanto differente, ma il dolore dei denti è brutto. Si prende un analgesico, magari un po' di raffreddore, un po' di un antinfiammatorio. Ma quando l'anima nostra non sta bene, che ci prendiamo per sollevare l'anima nostra? A chi ti rivolgi quando l'anima tua non sta bene? Quando dentro noi non stiamo bene? Grazie a Dio, perché nella sua meravigliosa grazia Egli ci ha dato la sua parola. La tua parola mi fa vivere, dice il salmista. E noi ringraziamo Dio per la sua benedetta parola. E il Merodach che fece grazia a Joachim, lo fece uscire di prigione, gli parlò benevolmente e poi mise il suo trono più in alto di quello di altri. Volle onorarlo dandogli questo particolare privilegio di avere, seppur in terra straniera, seppur in cattività, un riconoscimento maggiore rispetto ad altri. Elevò il suo trono più in alto di quello degli altri. E penso stamattina alle parole di Davide, alla conclusione della sua vita, quando parla di sé e parla del dolce cantore di Israele. Colui che è stato elevato ad alta dignità. Alleluia. Vedete, scrive l'Apostolo Giovanni,
quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figliuoli di Dio. E questo è perché nella sua grazia Egli ci ha elevato ad alta dignità. Egli nella sua grazia ha messo il nostro trono più alto di qualsiasi altro trono, e non perché noi possiamo in qualche maniera gonfiarci e sentirci migliori degli altri, ma è per grazia che siete stati salvati. Gloria al nome del Signore, non è in virtù di opere affinché nessuno si glori, ma grazie a Dio il Signore ci ha elevato ad alta dignità. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore, siamo figlioli di Dio, apparteniamo al Signore, siamo il popolo di Dio, il gregge di cui Egli ha cura, e un giorno saremo con Lui, lo vedremo come Egli è. Gloria al nome del Signore, alleluia. A volte nella società veniamo emarginati, veniamo disprezzati, veniamo visti, guardati dall'alto in basso. Quale meravigliosa opera la grazia di Dio ha compiuto. Colui che era in alto si è abbassato per prendere me e te, che eravamo bassi, che eravamo immersi nel peccato, che eravamo morti, che eravamo figlioli del diavolo e delle tenebre, e ci ha elevati per farci diventare figlioli di Dio. Sorella, sei una figliuola di Dio. Fratello, sei un figliuolo di Dio. Anime care, che forse siete qui stamattina per la prima volta, voi potrete realizzare qualcosa di glorioso, non più forse persone religiose, persone credenti in qualcosa, ma la grazia di Dio, il Signore Gesù, vuole fare di voi dei figliuoli e delle figliuole di Dio. Gloria a Dio, la gloria, la sua grazia meravigliosa. Eril Merodach fece grazia a Ioachim, lo fece uscire di prigione, gli parlò benevolmente, mise il suo trono più in alto di quello degli altri, e poi si accorse di un fatto, che Ioachim indossava degli abiti da carcerato. Adesso però non era più carcerato. E pensò, questo uomo ha bisogno di un abito diverso. E disse a Ioachim, senti Ioachim, fuori all'angolo della strada c'è un centro commerciale. Vatti a comprare un abito diverso. Mica disse così. La scrittura dice che gli fece cambiare i suoi vestiti di prigione. Con molta probabilità Eril Merodach gli mise a disposizione degli abiti nuovi, diversi, perché potesse togliersi di dosso quegli abiti di prigione. E questo ci parla di un'altra meravigliosa opera della grazia. Il Signore ci ha trasformato. Il Signore ha cambiato la nostra vita. Egli ci ha dato una vita nuova, degli abiti nuovi, ci ha tolto di dosso gli stracci logori, sporchi di una vita di peccato, e ci ha messo addosso le nuove vesti della sua grazia, della sua meravigliosa giustizia. Gloria al Signore. Apostolo Paolo ai Colossesi dice: avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e avete rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Il padre di quel figliuolo del prodigo, quando quel figliuolo prodigo tornò con tutti i vestiti vecchi, strappati, consentitemi il termine, puzzolenti, perché viveva in mezzo ai maiali, ha detto: portate qui la veste più bella e rivestitelo, perché questo figliuolo era morto e tornato in vita.
ed è diventato un figliuolo nuovo. La grazia di Dio ha trasformato la nostra mente, il nostro cuore, i nostri sentimenti, i nostri gusti, la nostra vita. Benedetto sia il nome del Signore. Il profeta Zaccaria al capitolo 3, nei versi 3 e 4, dice: Giosuè era vestito di vesti sudice, stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Gloria al nome del Signore per l'abito della giustizia divina che Egli ci ha dato grazia di indossare, per la trasformazione della nostra vita. Siamo nati di nuovo, siamo stati trasformati. Abbiamo ancora bisogno di cambiare, vero? Io almeno penso che ho ancora tanto bisogno di essere modellato, ma grazie a Dio il Signore ha cambiato il mio cuore circa 33 anni fa. Gloria a Dio. Il Signore ha cambiato il cuore di questi cari, vero, sorelle e fratelli? Il Signore ha cambiato il cuore di molti di noi, e per la sua grazia Egli può cambiare anche il tuo cuore stamattina, può trasformare la tua vita, ed è una vita senza senso, può darti una vita veramente che ha un senso. Da una vita senza speranza può darti una vita ricca di quella speranza che viene dalla fede, e dalla fede in Cristo Gesù. Gloria al nome del Signore. Il Signore ha trasformato la nostra vita. Eri Meroda fece grazia a Joachim a tal punto che, dopo averlo fatto uscire di prigione, dopo avergli parlato benevolmente, dopo aver messo il suo trono più in alto di quello degli altri, dopo aver cambiato i suoi vestiti, disse un'altra cosa: Joachim, da oggi in poi tu mangerai sempre a tavola con me. Da oggi in poi, pensate che differenza. Io ho avuto qualche volta la possibilità di andare in carcere, non perché mi hanno arrestato, cerchiamo di mettere in chiaro le cose. Sono andato a visitare dei detenuti. Molti si erano attrezzati, e ho scoperto un'altra cosa, che pure là dentro il popolo napoletano è il popolo più scaltro. Si facevano le pizze, non so come facevano, uscivano via, la necessità non sta in giro. Ma volete mettere voi il cibo del carcere, il cibo del re di Babilonia, era tutta un'altra cosa. Che salto di qualità la grazia di Dio ci ha fatto fare. Gloria. E io voglio vedere stamattina in quest'opera qualcosa di prezioso. Mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Non mi viene in mente stamattina quel verso che dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. La grazia di Dio ci ha dato l'onore e il privilegio di avere comunione con lui. Essere a tavola col re, nelle usanze antiche, essere a tavola con qualcuno o a cena in particolare era la testimonianza di una comunione particolare. Ho grandemente desiderato, disse Gesù, mangiare questa cena con voi, proprio per una questione di comunione intima tra Gesù e i suoi discepoli. Fratelli e sorelle, la grazia di Cristo Gesù ci ha messo nelle condizioni, noi miseri, inutili, esseri insignificanti, di avere comunione con Dio. Gloria al nome del Signore. Grazie. Abbiamo comunione con Dio, dice la parola del Signore. Fedele, dice l'apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 1 verso 9, prima Corinzi,
fedele Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo. Gloria a Dio, per mezzo di Gesù possiamo, pensate un po', entrare nel luogo santissimo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Alleluia. È l'Antico Testamento, ricordiamo la realtà del Tempio, del Tabernacolo prima. C'era una cortina spessa e inviolabile che separava il luogo santissimo, che era la testimonianza del luogo eccelso della presenza di Dio, dagli altri luoghi, e nessuno poteva entrare in quel luogo se non il sommo sacerdote una volta all'anno, portando del sangue che era il risultato del sacrificio di animali. Ma la grazia di Dio ha spaccato quella cortina dall'alto in basso, dall'alto è partito lo stato. È Dio che ci ha fatto grazia, è Dio che ci ha aperto e ci ha dato la libertà di entrare nel luogo santissimo, che noi abbiamo libero accesso alla comunione con Dio, che non è e non consiste in un pezzetto di farina impastata con acqua. Quella non è la comunione con Dio, quella non è nessuna comunione. La comunione con Dio è quella che si ha per mezzo dello Spirito Santo che Dio ha sparso nei nostri cuori e che ci mette in contatto con lo Spirito di Dio. Gloria al nome del Signore. Quale meraviglioso privilegio avere comunione con Dio, e non per un giorno, non per un mese, non per un anno, per tutta la vita, mentre siamo qui e poi per l'eternità. Alleluia! Mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Gloria a Dio per questa meravigliosa, gloriosa, preziosa, intima, costante, eterna comunione che noi abbiamo con Dio per mezzo della grazia di Cristo Gesù. E voglio considerare un'ultima cosa. Anche questo è un aspetto molto bello della grazia di Dio. Evil Meroda fece grazia a Joachim, lo fece uscire di prigione, gli pagò benevolmente, elevò il suo trono più degli altri, cambiò i suoi vestiti, lo fece mangiare sempre a tavola con lui per tutta la vita, e come se non bastasse, dice nel verso 34, quanto al suo mantenimento. Durante tutto il tempo che visse, esso gli fu dato sempre da parte del re di Babilonia, giorno per giorno, fino al giorno della sua morte. Gloria al nome del Signore. Evin Meroda si preoccupò del mantenimento di Joachim e giorno per giorno gli diede, gli provvide tutto quello di cui quest'uomo aveva bisogno. Me ne faccio carico io ti manterrò, io ti sosterrò, io mi prenderò cura di te, io ti provvederò il necessario, io sarò sempre con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò, io porterò per te i tuoi pesi giorno dopo giorno. Benedetto sia l'Eterno, dice il salmista, giorno per giorno porta per noi il nostro peso. Alleluia. Il Signore è colui che ci sostiene. Il Signore è colui che ti sostiene. E ti sostiene e ci sostiene giorno dopo giorno. Un
mantenimento da parte del Re, un mantenimento per sempre, un mantenimento giorno per giorno. E noi possiamo, fiduciosi, abbandonarci tra le braccia del Signore Gesù, il quale per mezzo della sua grazia ci sostiene e ci porta avanti tutti i giorni della nostra vita. Meravigliosa grazia, meravigliosa grazia, meravigliosa grazia. Uno degli inni che spesso cantiamo nelle nostre comunità, credo anche voi, nella traduzione ha perso questo significato, questo valore così preciso, ed è stato intitolato Io vo narrare, ma nell'originale inglese questo inno porta un altro titolo: La meravigliosa grazia del Signore. Per un attimo, fratelli e sorelle, voglio invitarvi a chinare i vostri capi. Per un momento di cuore, gloria a te. Sia lode a te, Signore. Oh, benedetto il nome di Gesù. Sicuramente stamattina molti di noi sono stati già raggiunti e benedetti dalla grazia di Dio. Ma vorrei indirizzare una parola stamani a chi forse è ancora in prigione, a chi ancora non ha conosciuto la grazia di Dio, a chi è ancora schiavo del peccato, schiavo di una vita fatta di vizi, abitudini malsane, schiavo di una religiosità senza libertà, senza gioia, senza certezza. Gesù è vivente. Amen. Gesù regna. Ed egli nel suo essere Re di gloria vuole continuare a fare grazia. Intanto che ce ne sarà la possibilità, egli ancora vuole fare grazia. Amen. Grazie. Stamattina egli vuole fare grazia anche a te. Certo, forse tu sei venuto a questa riunione perché è invitato, per partecipare alla gioia di questi cari, per vedere che cosa succede. Ma la mia preghiera è che tu non torni a casa così come sei venuto, che tu non possa tornare a casa soltanto avendo visto delle cose belle, delle cose nuove, ma che tu possa tornare a casa stamattina avendo realizzato nel tuo cuore la grazia di Dio. In un attimo quella grazia può agire nella tua vita e cominciare un'opera meravigliosa. Gesù vuole cambiare il tuo cuore, la tua vita, vuole farti avere piena comunione con Lui, vuole sostenerti, vuole aiutarti, vuole benedirti ogni giorno della tua vita. Alleluia. Apri il tuo cuore alla grazia del Signore Gesù. La grazia di stamattina è efficace, è reale ed è a tua disposizione. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo per la grazia che in Cristo Gesù tu ci hai manifestato. Il tuo popolo gioisce nella tua meravigliosa grazia. Questi cari stamattina gioiscono per la tua meravigliosa salvezza. Insieme ti diciamo grazie, Signore, e ti diamo lode e gloria, ma ti leviamo anche una preghiera.
che in questa mattina alcuni cuori possano sperimentare la potenza della tua grazia. Opera in questi cuori, salvando, liberando, manifestando grazia su grazia. Continua a benedire questa comunità, il pastore, la sua famiglia, il consiglio di chiesa, ogni membro, ogni persona qui presente stamattina. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Grazie al Signore. Fratelli, ascoltate un attimo, per favore. Non facciamo niente di inventato da noi o da una religione. È biblico. Noi non battezziamo i bambini perché la Bibbia ci insegna che sono gli adulti che si battezzano. Devono chiederlo, devono essere coscienti. E quello che faranno scendendo nelle acque battesimali, per immersione, perché la Bibbia ci parla di immersione, sono in casi eccezionali, ma per immersione, così ci insegna la parola del Signore. Quello che si fa stamattina non è per togliere il peccato originale, assolutamente. È una testimonianza di quello che è già avvenuto nei cuori. Questi fratelli, queste sorelle hanno accettato Gesù come personale salvatore. Gesù ha riempito la loro vita, li ha benedetti e noi crediamo fermamente che Gesù è morto ed è risuscitato. Amen. Bene. Loro sono morti a questo mondo, a questa vita. Sono stati da Cristo risuscitati in novità di vita. Sono nati di nuovo. Scendendo nell'acqua, loro stanno testimoniando che sono morti al peccato. Sono morti al mondo. È una testimonianza di ciò che è già avvenuto. Uscendo dall'acqua, testimoniano che loro sono nati di nuovo, sono risorti in Cristo e vogliono seguire e servire Cristo Gesù, che sopra tutte le cose è Dio benedetto in eterno. Gloria a Dio. Siamo grati al Signore. Gesù ci ha fatto grazie. Vogliamo iniziare? Sorella, iniziamo da qui. L'età varia dai 14-15 anni agli 80 anni quest'anno. Pensate un po'. Gloria a Dio. Noi ringraziamo il Signore. Fatti vicino a me. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Dillo vicino a me. Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E vogliamo pregare che il Signore completi l'opera nella famiglia di questa sorella. Amen. Siamo felici di avere il marito con noi e noi vogliamo dire: Signore, benedici questa casa. Amen. Gloria a Dio. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù è morto in croce per i tuoi peccati. Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore ha completato l'opera nella tua vita.
ognuno di loro c'è una storia. Non possiamo raccontarle così, ci vorrebbe troppo tempo. Ma il Signore è meraviglioso. Questa ragazza, giovane, è la prima della sua famiglia. Noi vogliamo pregare che il Signore continui l'opera nella sua casa. Gloria a Dio. È un momento di gioia, un momento di festa. Noi ringraziamo il Signore. Dio è un Padre meraviglioso. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pane duro, grazie a Dio sei ammorbidito. Grazie a Gesù. Noi ringraziamo il Signore. Il Signore ha salvato ormai quasi tutta la tua famiglia, se non tutta. Grazie a Dio c'è l'ultimo figlio, la prossima volta fai il battesimo. Abbiamo detto mando in un altro luogo, la prossima volta sarà l'opera compagna. Gloria a Dio per questo. Ringraziamo il Signore. Le preghiere dei familiari, che fanno? Chissà quante sorelle, quanti fratelli hanno pianto sulle ginocchia per i propri figli, per i mariti, per le mogli. Noi sappiamo che Dio è fedele. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria a Dio! Diversi giovani sono frutto di un grande lavoro fatto nella scuola domenicale. Tanti sono frutto di lavoro di fratelli che ci hanno preceduto e noi ringraziamo il Signore perché uno semina, l'altro annaffia, ma chi fa crescere è il Signore. Noi ringraziamo il Dio per questo. Grazie. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, né nel nome di nessuna religione, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci fanno emozionare, la prossima volta sarà papà che si battezza. Gloria a Dio. Ci fanno passare un sacco di guai questi giovani per correre dietro a loro tutto l'anno. Ma poi questa è una grande gioia, ne vale la pena. Gloria a Dio, ne vale la pena. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non c'è Dio grande come te. Noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gesù è morto in croce per i tuoi peccati. Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Incidente, stanotte si è bloccata la gamba, non potevo più venire. Noi ringraziamo il Signore che è qui, ha fatto una bellissima esperienza, dobbiamo pregare per lui, per la sua famiglia, che è stato dal Signore, che il Signore continui l'opera nella sua casa. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un momento, tu rilassi, ci vediamo.
immaginare nel cuore della moglie cosa c'è in questo momento, nel cuore delle famiglie che hanno pregato per tanti anni, di vedere l'opera di Dio completarsi nelle case. Grazie a Dio. Il Signore continuerà, fratelli, non ci scoraggiamo. Gloria a Dio. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il suo compleanno. Compleanno non si dice, Santiago, non si dice. Gloria a Dio. Riceverà doppio premio per la sua fede. Chissà quante sorelle anziane in questo momento, quante fratelli anziane stanno ricevendo incoraggiamento da questa sorella. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Si contendono? Dai gloria a Dio. Alleluia. Gesù l'ha salvata, lei deve fare patto col Signore. Dio, possiamo vietargli l'acqua noi. E lei che ha scelto, non andiamo a pregare. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La cosa che è più bella amare te, Gesù, amare te.
di come mi ha salvato, mi ha fatto un suo figliolo, mi ha battezzato nello Spirito Santo e di come stamattina mi ha fatto scendere in acque battesimali. E posso dire in verità che la gioia più grande è di averlo fatto anche con mia nonna. Credo il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Signore sia lodato, ringrazio il Signore come mi ha salvato, ringrazio a noi per questa notizia che sono fatto la chiesa con le acque battesimali. E pregate per me che il Signore vi faccia camminare sempre nelle sue vite. Amen. Fatevi più accento, Il Signore sia lodato. Desidero ringraziare il Signore perché mi ha dato la salvezza. Non credevo che avrei fatto un battesimo anch'io in questo giorno, però grazie al Signore sono qui a testimoniare che Lui è vivente. Lo voglio ringraziare perché ha salvato gran parte della mia famiglia, ha fatto una grande opera anche nei miei parenti. Sono desideroso che il Signore certamente farà un'opera completa. Dio sia lodato. Signore sia lodato, voglio dire solo una cosa, hanno detto tutto loro. Ringrazio il Signore di come sono sceso nelle acque battesimali e lo prego per essere fedele fino alla fine. Amen. Signore sia lodato. La testimonianza è una cosa nostra nelle chiese evangeliche. Bisogna dare testimonianza, guardarvi tutti quanti di voi e dire ma che dico, che faccio? Il Signore guida ogni cosa, come ha guidato me e tutti quanti voi nella sua casa. Quello che è rimasto nel mio cuore è quel versetto là: Gesù Cristo è il Signore, Gesù Cristo è il Signore, c'è un accento sulla E, quindi è il Signore, è il Signore, Gesù Cristo è il Signore. Lui fa un'opera grande. Quando Dio dice adesso, nessuno può dire domani. Io sono tanti anni che frequento la comunità, ho frequentato la comunità, il Signore ha cambiato e trasformato il mio cuore e l'ha trasformato in meglio, appunto, sempre secondo la sua volontà. Noi non dobbiamo sforzarci, noi dobbiamo sforzarci di fare la sua volontà, però dobbiamo aprire il nostro cuore. Lui vuole il cuore di ognuno di noi. Noi non dobbiamo portare, tutto gli appartiene, non possiamo pagare, non c'è prezzo, c'è un solo prezzo, il sangue di Cristo Gesù che ci lava, ci purifica e ci porta avanti. Io prego e ho fede, ecco, noi dobbiamo fare un passo di fede, quello che ci serve è fare un passo di fede e non guardare né a destra né a sinistra, non pensare di dire scusatemi, perdonatemi per l'esortazione perché me la sento nel cuore, sono emozionato, però sento questo nel mio cuore, che noi non guardiamo né a destra né a sinistra. Non sentiamo altre voci, noi crediamo in una sola cosa, la parola del Signore. Tutto ciò che è biblico noi crediamo, sono i nostri lineamenti dottrinali. Chiunque si vuole avvicinare è libero di farlo, dovete, ognuno di noi deve provare, non è per induzione, non è per convincimento, non è, l'uomo non può fare niente, è lo Spirito Santo che conduce noi. A Dio sia la gloria, benedetti noi. Amen. Alleluia, Signore sia lodato. Voglio ringraziare oggi il Signore di come mi ha fatto fare un patto con Lui. Veramente lo voglio ringraziare perché, come ha detto prima il fratello, io 3 anni fa ho fatto un incidente e stavo bene fino a ieri sera. All'improvviso stanotte mi sono svegliato e si era bloccata la gamba e io non volevo più stare la gamba. E la prima cosa che ho pensato, ho detto: Signore, quello devo fare un fatto con te stamattina, come faccio? Non posso più venire. Ho detto: Signore, non mi interessa, io vengo con la gamba piegata, ma io vengo lo stesso. Signorelli, veramente, in verità posso dire che ho detto: Signore, io non messo cielo, non mi interessa. Ho messo la gamba per terra e all'improvviso la gamba si è sciolta man mano. E voglio ringraziare il Signore perché ancora oggi mi ha meravigliato, perché Gesù veramente è grande. Veramente voglio dire alle persone che si trovano con le prime volte, accettate Gesù con tutto il cuore, perché il Signore ci guida, ci guarda, non ci fa mancare niente. Veramente è meraviglioso Gesù. Lo voglio ringraziare, voglio benedire la ora vedendo, Signore. Cosa più salutare le nostre mani?
che non c'è uno che può salvare all'infuori di te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, no, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore, perché anch'io sono un uomo e so quello che fa, e se dico ad un soldato devi andare gli va, e un mio servo fa questo e gli pure lo fa. Stava lì ad ascoltare quel servo guarì. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola fare a men di te. Gesù mio unico Signore, dessi la vita tua per me. E non mi stanco mai di te, perché tu solo sei il mio bene. Del mio cuore
per sempre insieme a te. Ricordo quante volte m'hai cercato, immerso io nel fango della vita, e non ti sei tirato indietro fino in fondo per pulire me. Ricordo quante volte ti ho trovato, io che davo un senso alla mia vita, ma che senza te sai che vuoto dentro me. Cosa mai darti potrei? Per questo grande amore tuo, io che non ho parole ma sento d'amarti un po' di più. Ricordo quante volte m'hai cercato, immerso io nel fango della vita, e non ti sei tirato indietro fino in fondo per pulire me. Ricordo quante volte ti ho trovato, io che davo un senso alla mia vita, ma che senza te sai che vuoto dentro me. Ricordo quante volte m'hai cercato, immerso io nel fango della vita, non ti sei tirato indietro fino in fondo per pulire me. Ricordo quante volte ti ho trovato, io che davo un senso alla mia vita, ma che senza te sai che vuoto dentro me.